Ripeto, è normale che non ci sia nessun impatto. Perché cosa volete che siano, quello che si vuol far credere, cosa volete che siano 10 persone su 6.000 persone, su 10.000 persone? Sono nulla. Il problema è una questione culturale, secondo me, perché quello che si vuol far passare è che pian piano nessuno dovrà più dire niente, perché tanto non succede niente, perché tanto queste persone sono tutte brave persone che sono messe ai lavori socialmente utili, che danno una mano alla cittadinanza, che magari aiutano i bambini a attraversare la strada piuttosto che puliscono i parchi. Io la faccio la stessa cosa dei lavori socialmente utili, ma la faccio nei confronti delle persone che sbagliano con la legge, perché ricordo che una cosa che dovrebbe fare il governo sarebbe invitare tanti sindaci, anzi, con la stessa forza con cui invita i sindaci, proponendo addirittura, perché adesso quello che andrete a proporre sarà di dare dei soldi ai sindaci che accolgono un tot per migrante, se non sbaglio. Credo sia già previsto. 500 euro, appunto, 500 euro per migrante. Ma cosa me ne faccio io dei 500 euro per migrante? Cosa mi dà in più alla società? Nulla, anche perché le persone che sono ospitate non sanno ancora se hanno diritto a stare in Italia. No, certo, è solo temporaneo. E se sappiamo già che il 60% di quelle persone non ha diritto a star qua, siamo ancora al punto di partenza. Lei non sono ne vuole 13. Neanche uno di migrante nel suo ma no, paese. Ma allora le spiego, io di immigrati ne ho tanti. No, di questi no, per carità, di richiedenti asilo. No, perché le priorità per me sono altre. Le priorità, io se ho due soldi, li destino sul territorio alle persone che mi danno una mano. Se nel 2013 aveste messo delle regole più precise, non ci sarebbero i problemi che ci sono adesso. Adesso è come quando si diceva una volta si chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Perché? Sì. Perché sul territorio ci sono problemi seri.